fenomeno, bentornati sul nostro canale. Finalmente siamo qui oggi riuniti per giocare a Destiny 2. Grazie alla Bungie che ha rotto il Day One un giorno prima rispetto a quello che doveva essere. E io ho potuto comprare il gioco la sera prima, quindi la sera del 5, che sarebbe oggi. Ci sto giocando, in realtà pesa pochissimo, pesa 6 giga, io pensavo molto di più, va bene. Non mi voglio tanto dilungare in chiacchiere, solo due premesse, anzi tre premesse. Prima premessa, porteremo tre video al giorno solamente del World Cruise Destiny fino a che non l'avremo finito. Seconda premessa, Raika e Matteo si uniranno alla serie verso il 9° o 10° episodio perché al momento sono fuori. E terza premessa, questa sarà una serie diversa da quella di Destiny 1, quindi sarà tutto incentrato sul gioco, non faremo i cazzoni come sulla serie scorsa. Ci saranno ovviamente dei momenti divertenti, ma sarà una serie comunque incentrata sul gioco, dove cercheremo di parlare del gioco, approfondire, capire un po' di quello che si tratta. E quindi iniziamo subito. Allora, ieri ho fatto la prima missione nella beta, non ve l'ho portata perché tanto ormai l'avevano portata tutti, quindi mi sembrava un po' inutile. Ma non so adesso cosa aspettarmi, vediamo. Intanto già la musica è fichissima, il caricamento altrettanto. Non sapevo chi fossi nella tua prima vita. Moristi in un campo di battaglia prima della mia nascita. Siamo legati da qualcosa di speciale. Lo chiamavano il viaggiatore. E il suo arrivo cambiò il mondo per sempre. Era un'età dell'oro. E per secoli l'umanità prosperò. Fino alla fine. Un antico nemico seguì il viaggiatore per tutto l'universo. L'umanità rischiò l'estinzione. Ma il viaggiatore fece una scelta. Si sacrificò per distruggere l'antico nemico. E diede vita agli spettri. Io sono uno spettro. Soprattutto il tuo spettro. Appartieni ai prescelti del viaggiatore. I guardiani della luce. Raga, spettacolare, e spettacolare. È il tuo destino. Veramente qualcosa di epico. Qualcosa di epico, cazzo. Però non devo dire cavolate. E qui ci fa vedere, abbiamo varcato la soglia del tempo per impedire a un giardino di divorare le stelle, il primo ricordo. Secondo ricordo. Ah, qui già riconosce il fatto che c'è lo stesso profilo di Destiny 1, quindi ci fa vedere quando abbiamo fatto tutto ciò per la prima volta. Cioè, in realtà sarebbe per la seconda volta perché già l'avevo fatto in precedenza, però vabbè, l'oscurità del profondo l'abbiamo finito il 15.3.17. Qui abbiamo fatto il cacciatore dei lupi. Ma raga, ci vogliono far venire proprio l'ansia però allora, eh. Cioè, ci vogliono far piangere, eh. Guarda sta Bungie infame. Madonna, la spada di Crota. I re corrotti, oddio mio. E i signori del fermo. Raga, c'ho la pelle d'oca, non sto scherzando. E adesso l'ultima avventura. Questa avventura. Inizia nuova avventura. Oddio mio, partiamo già con 100 di luce. Allora, io durante la serie userò il titano. Raga, sono gli stessi personaggi della cosa. Spettacolare come... Madonna, raga. Io userò il titano, allora, comunque. Per ora. Durante il walkout. Poi privatamente userò lo stregone. Comunque sono gli stessi personaggi del... No, questa cosa mi piace un botto, che si continua nel vecchio gioco. Mi piace veramente un botto. Thank you.
Ikora, dimmi che è tutto uno scherzo. Se lo fosse, ammetto che sarei fiero di te. Renderti fiero, Cade, sarà l'impresa più banale di oggi. Ora passiamo alle cose serie. Zavala, questa è la mia faccia seria. Non si vede? Ikora, cosa puoi dirci? Qualcuno o qualcosa ha sabotato i sistemi di difesa. E nelle ultime ore riceviamo solo interferenze. I sensori della muraglia si sono spenti. Forse è solo la bufera. O forse... Cosa dicono i satelliti? Nulla. Buon segno, no? No! Intendo dire che non ci sono. Non ci sono satelliti. No, non è un buon segno. In posizione! Approccio alla torre, parla Falco della città 723. C'è nessuno in casa? Nessuna risposta sui canali, neanche sulle frequenze d'emergenza. Cosa sta succedendo laggiù? Ti ricordi quando ti ho detto di non andare veloce? Ecco, dimenticalo. Vai veloce. Ma, cioè, raga, veramente qualcosa di spettacolare, boh, non riesco a... È veramente troppo figo. Adesso, appena posto, cambio le impostazioni, metto i comandi e vi metto sottotitoli, così almeno, se non riuscite a sentire bene, potete sempre leggere. Ok, subito, così. Allora, secondino. La nostra casa è distrutta. La torre, la città. Ok, finora abbiamo un'arma a supporto e basta. Così, vabbè, abbastanza brutta come arma. Cioè, nel senso, come arma principale. Cabal! Ma raga, non ci credo, sto giocando a Destiny 2. L'approccio non ha senso. I Cabal conquistano sistemi facendo esplodere i pianeti. Stanno cercando, oh. Deve essere l'ultima città. Hanno ucciso Pino, raga. Zavala. Civili! Rapporto ai punti di evacuazione. Incontriamoci alla piazza. La città non cadrà. Piglia uno spazzino, raga. Oh, c'è Cade. Voi due, un secondo. Bellissimo. Zavala sta facendo l'eroe nella piazza. Io ho un appuntamento con degli alieni invasori, ma sarà molto breve.
In realtà io sto facendo tutto il sorpreso, però già l'ho giocata sta missione, quindi... Ah, la zanna di lupo di Saladin. Rifornisciti dalla mia armeria. Poi segui il tragitto e ti condurrà alla piazza passando per là. Ci penserò io, queste persone. Se i Cabal vogliono la guerra, servili pure. Ok, adesso ci ha dato semplicemente le armi. Nella beta ci dava delle armi esotiche, diverse per ciascuna... classe. Allora, qui ancora non abbiamo le armi distruttive, ma ci ha dato un fucile automatico primario e un'arma da supporto secondaria. Ottimo. Guarda, dove dobbiamo proseguire? Di qua. Fucile automatico, raga, penso che lo sappiate, è il mio preferito. Ecco, già una prima differenza che posso notare, a parte ovviamente quella grafica e delle armi, insomma, tutto quanto, in quelle palesi, diciamo, è il fatto che la... questo scudo, il passare all'arma, l'arma energetica sarebbe secondaria, scusate, non comprendo molto questi linguaggi. Destiny 2 Ari, ma è un'arma a supporto a impulsi, ma è spettacolare. Le armi energetiche infliggono danni bonus ai nemici muniti di scudo. Ok, quindi sarebbero praticamente le armi elementari, quindi ci servono per i nemici con lo scudo, tipo quello. Comunque, stavo dicendo, una delle modifiche che si sentono di più è il fatto che, per esempio, adesso l'elevazione è un'elevazione, nel senso che punta molto più verso l'alto, rispetto alla planata. Quindi se guardate, io doppia X e va in alto, non mi va in avanti, mi va solamente in alto, mentre prima andava anche un po' in avanti. Andare, guarda quanto è grossa quella cosa. Madonna, deve essere la loro nave ammiraglia. Molto brutto. Ehi, io te l'ho perso. Piace un botto come sta arma, è proprio bella. È già un'arma normale, diciamo. Quello c'è lo scudo, sì. Ah, oh, è morice. Sto zitto. Facciamo così. Non l'ho pescato. C'è molto come rumore. Adesso i nemici hanno anche un po' di intelligenza in più, tra virgolette. Si nascondono. Non ti vengono proprio a placcare. Ok. Ok, il mio spettro classifica questi Cabal come la Legione Rossa. Ikora, idee? Solo voci. Una fazione d'élite dei Cabal, ciecamente fedele al loro comandante. Fino a oggi. Oggi affronteranno i Guardiani. Ma non importa. Stanno attaccando il Viaggiatore. Dobbiamo agire ora. Il Viaggiatore può aspettare. Dobbiamo proteggere i civili, a tutti i costi. Come l'impressione che... Porca miseria. Come l'impressione che anche se affrontano i guardiani, penso che non vinceranno molti guardiani, perché sennò ho come il dubbio che il gioco sia inutile. Oh, ciao Zavallino. La Legione Rossa è ben addestrata, ma noi siamo più forti. Resisteremo fino a quando l'ultimo civile sarà in salvo. Ah, una cosa, raga, velocissimo. In questo episodio ho messo la webcam. In realtà avevo pensato di non metterla, però in questa console l'ho messa. E penso che li metterò in tutti e tre i primi episodi. E beh, io sono furbo comunque, io sono molto furbo. Sparano sullo scudo e io mi vado addosso, vabbè. Comunque. Dicevo, ditemi se preferite che levi la webcam o se preferite che la lasci. Cioè, nel senso, se preferite una serie tipo quella di Horizon. Vabbè, facciamo un bel pugno qua. Madonna, bello, raga, posso fare tutti i pugni che voglio. Quanto bella sta cosa. Ah, non posso fare i pugni, posso fare le spallate. Oh oh. Zavala, l'ultima navetta è partita. Ma l'oratore non era a bordo. Vado a cercarlo. Io penso, raga, alla piazza. Vai con Ikora, trova l'oratore. Sarà fatto, comandante. Aiuto. Via.
Zavala ci ha detto che dobbiamo andare via e noi andiamo via. E non perché ci sono dei Cabal cattivi che ci stanno sparando. Raga, comunque, il vero eroe di tutto questo è Pino. Pino lo spazzino che in tutto ciò continua a spazzare e a seguire il suo protocollo fischietto. Grande Pino. Dove devo andare, raga? Mi sono perso. Ah, ok, di qua. Quella porta si è aperta, no? Cattivissimo ancora. L'oratore è sparito. Legione Rossa, non vi permetterò di dividerci e non mostrerò nessuna pietà. Ragazzi, storia d'amore tra Ikora e l'oratore. Non vi permetterò di dividerci. Sono sicuro che troverà l'oratore. Ora raggiungiamo la nave ammiraglia. Dirigiti alla torre nord. Invio Amanda Holiday a recuperarti. Va bene. Raga, finalmente sappiamo cosa c'è dietro questa porta. Raga, questo è un momento epico. Finalmente questa porta si è aperta e abbiamo scoperto cosa c'è dietro. Chiunque abbia giocato Destiny si chiedeva cosa c'era dietro quella porta. Holiday in arrivo, dobbiamo allontanare questa nave dal campo. Mi ha dato le pesanti. Mi ha dato le pesanti, ma non ho un'arma pesante. Quindi cosa ci faccio? Mi dicono che ti serve un passaggio. Sì, ciao. Ok. Però mi ha dato le pesanti. Cosa ci faccio io con le pesanti se non ho un'arma pesante? Zavala, ho qui con me la nostra fonte di salvezza. Raggiungete la nave! Ora! Tieniti forte! Dai, ragazzone. Fa qualcosa. Ok, ci siamo. Adesso va a distruggere. Ok, raga, siamo sbarcati sulla nave della Legione Rossa. E colpiremo la nave con tutto ciò che abbiamo. Ci sono le mega fionde che lanciano le palle. Aspetto, ci fa vedere l'obiettivo attuale, ma noi già siamo studiati, quindi lo sappiamo. Ok. Veramente, mi piace veramente tanto. E anche se è la seconda volta che gioco sta missione, raga, mi piace veramente un botto. Qui gli schemi della nave, molto molto belli, molto dettagliati. Dunque, mi piacciono a me i dettagli. Dovrebbe trovarsi alla base della nave. A me piacciono veramente i dettagli più che altro. Sono quelli che fanno. Ah, pensavo fossi morto. Sono quelli che fanno la differenza. Oh, grazie di essere morto. Si può uscire dalle pesanti, uffa. Il fastidio interiore nel darmi le pesanti senza avere le pesanti. Sono a corto di munizioni. La mia pistola fiammeggiante si sta esaurendo. Notizie da Ikora? Nessuna da quando è andata a cercare l'oratore. Informazione, avvicinatevi a me. Psionici, aiuto. Comunque, ragazzi, capisci perché i psionici sono molto più magri rispetto ai Cabal normali, diciamo. Perché non sono tipo la legione anoressica dei Cabal, che viene condannata. Il generatore dovrebbe essere più avanti. No, ho sbagliato lato, scusatemi. Chiedo in mente Venia. Mi fate gli agguati? Gioca a nascondino? Come fa? Grazie. Non l'ho ben capita come questa cosa che le armi, le secondarie, le energetiche, come le chiama lui, di qualunque energia siano caricati,
sono comunque super efficaci. Super efficaci e fortissimo. Va bene, distruggi le turbine e gli scudi si dissiperanno. Sì, proprio così. Ah sì, me lo ricordo a sto punto, me lo ricordo, via, che morivo sempre. Devo andare, Zavala, ce l'abbiamo fatta, gli scudi sono disattivati. Zavala? Certo, gradirei che qualcuno mi desse delle primarie. Amanda! Allia, non ci risponde nessuno, non è proprio un occhio segna. Come usciamo da questa situazione? Non potete. Benvenuti in un mondo senza luce. C'è qualcosa che non va. Non osare guardarmi, verme! Sei debole, impudente! Ti nascondi dietro a una muraglia! Non hai coraggio! Hai solo dimenticato la paura di morire! Lascia che te la ricordi! La tua specie non ha mai meritato alcun potere. Io sono Gaul. E la tua luce è mia. E qui la domanda che tutti ci siamo posti alla fine della beta. Come abbiamo fatto a sopravvivere a questa caduta? Se non avevamo né luce né spettro che potesse rianimarci? Tutto questo lo scopriremo nel prossimo episodio del Walkroot di Destiny 2. Quindi ragazzi, per oggi direi, per questo episodio adesso tra 2 ore ne uscirà un altro, quindi direi che può bastare. Se il video vi è piaciuto, se like, commentate, condividete, dite a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la talissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo con la descrizione, anche la bellissima, nuovissima, fantasticissimo sito, e detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao!